Buonasera a voi tutti che ci seguite su Libre TV, 19 ottobre 2016. Oggi siamo in collegamento con Francesco De Palo. Ancora una volta lo ringraziamo di essere con noi qui su Libre TV. Francesco De Palo che con autorità senza appello promuovo qui sul campo da consulente, anzi no, da corrispondente sulla Grecia a consulente per tutta l'area balcanica. Perché? Perché oggi parliamo di Montenegro, parliamo di questo piccolo paese, così possiamo dire, una repubblica, un paese indipendente dal 2006 più o meno, era prima Serbia-Montenegro, che sta, diciamo, a nord dell'Albania, incastrato tra appunto Albania, Serbia e Bosnia-Erzegovina. Ecco, ne parliamo con Francesco De Palo, che si interessa all'argomento. Ricordiamo Francesco De Palo, giornalista, blogger sul Fatto Quotidiano, lo possiamo leggere, esperto di tutta questa area dell'Europa, particolarmente, diciamo, interessante da un punto di vista, se non altro possiamo parlare egoisticamente, se non ci interessiamo alle condizioni sociali, che insomma sarebbe anche opportuno in un certo senso, perché sono peraltro anche molto vicini, ma se non altro perché sono anche diciamo, rotte dell'immigrazione, e poi comunque sia. È una, diciamo, l'evoluzione del post-crollo della Jugoslavia, insomma, è la, diciamo, la fase 2, se così possiamo dire. E parliamo in questo caso, nel Montenegro, di Djukanovic, che si è autoproclamato in qualche modo vincitore, un leader di questo paese dagli anni 90. Personaggio inquietante, ne parliamo subito con Francesco che ci introduce all'argomento e al personaggio. A te la parola, Francesco. Buonasera, grazie al direttore. Sì, Milo Djukanovic è un personaggio abbastanza controverso perché ricordiamo che è premier dal 1991, quindi da moltissimi anni, e fino ad oggi si è caratterizzato per un'esperienza politica abbastanza controversa perché diciamo, ha dalla sua la spada di Damocle della condanna per contrabbando internazionale di sigarette, quindi con la condanna spiccata dalle procure di Napoli e di Bari, che non è stata messa in pratica perché era già diciamo, primo ministro, quindi diciamo, l'immunità diplomatica gli ha impedito di essere arrestato. Djukanovic guida un partito che si chiama DPS, il Partito Democratico dei Socialisti, che lo scorso anno, proprio di questi tempi, fu protagonista di una grandissima manifestazione di piazza che si svolse per le strade di Podgorica. Erano praticamente a pochi giorni dalla rivolta anche del popolo rumeno nei confronti del proprio presidente Cholos. E diciamo che dopo l'indifferenza europea nei confronti delle primavere arabe, lo scorso anno io ho scritto un pezzo sul fatto, perché la più grande protesta di piazza della storia del Montenegro, ricordiamo, come ricordava giustamente il direttore, è un paese sì piccolo, due passi da casa nostra, ma è in questo momento dal grande valore geopolitico. Beh, il paese balcanico, dopo 25 anni di regno, targato Djukanovic, chiese con forza un cambio di passo, perché la polizia montenegrina, diciamo, su impulso del governo, sparò anche lacrimogeni sui manifestanti di piazza che chiedevano soltanto meno corruzione, più lavoro ed elezioni trasparenti. E diciamo che in quella circostanza Djukanovic si ispirò a un suo modello, il presidente turco Erdogan, che infatti proprio negli ultimi 2 anni ha imputato al suo ex nemico, il predicatore che conoscete, Fethullah Gülen, tutte le proteste di piazza che si sono svolte in Turchia, anche i massacri di Gezi Park, dove ricordiamo sono stati trucidati a sangue freddo centinaia di studenti e centinaia di passanti. Quindi Djukanovic è un personaggio, diciamo, introverso, perché gioca la sua partita semplicemente sul terreno della comunicazione e sa, diciamo, quello che Unione Europea e USA vogliono sentirsi dire in questo momento così complicato sul versante balcanico, ovvero censurare e risarcionare i pericoli di instabilità, incolpare qualcun altro dei moti di piazza, così come ho detto che ha fatto Erdogan a Gezi Park, e magari rafforzandosi ulteriormente agli occhi sia di Bruxelles che di Washington. Il problema però è quello che si chiama democrazia, voto popolare. Perché? Perché succede che domenica scorsa, 16 ottobre,
Ci sono state le elezioni in Montenegro e il partito di Dukanovic, il DPS, appunto, ha guadagnato soltanto 35 seggi parlamentari, 6 in meno rispetto alla maggioranza, perché tutti i seggi sono 81. Quindi, per questo motivo, il DPS, ha annunciato sì l'intenzione di riproporre la coalizione con i partiti che rappresentano le minoranze, ma Djukanovic ha detto ugualmente di aver vinto, e quindi si è innescata, diciamo, una due Questi giorni partiti che molto, molto. rappresentano le minoranze sono un po' un alleato storico di Giuganovic. Sì, però il Fronte Democratico, che è il principale partito dell'opposizione in Montenegro, è quello che aveva, diciamo, stimolato le proteste di piazza dello scorso anno ed è quello che ha portato poi alle elezioni, alla caduta, e alla caduta del governo. Perché? Perché l'accusa principale che questi. E questo partito, che poi è quello che ha fondato la coalizione che viene chiamata La Chiave, accusa Djukanovic di avere una condotta dittatoriale. Ovviamente i giudici sono asserviti al potere, questa è l'accusa del partito. Ha invitato oggi il presidente del Montenegro, che si chiama Filip Vujanovic, a esprimersi sull'arresto dei 20 cittadini serbi scattato nel paese la notte prima della giornata elettorale. Poi parleremo anche di questo periodo dei brogli. È quello che si è intestato una battaglia di merito anche nei report, nei programmi economici per venire fuori dalla situazione di stallo economico in cui il Montenegro si trova. Ricordiamo che il Montenegro in Europa ha tutte le carte in regola per diventare una nuova Grecia, perché c'è un debito pubblico che sta galoppando fuori controllo. Siamo passati dallo 0%, prima che ovviamente le finanze, diciamo, fossero direttamente proporzionali all'azione del governo, ma oggi il debito pubblico è al 70% del PIL e sta veleggiando oltre questo limite. Ci sono vari scandali di corruzione che toccano l'inner circle del Premier, come lo scandalo Magyar Telecom, che diciamo, tramite alcune intercettazioni non pubblicate dai giornali italiani ma diffuse dalla stampa straniera e americana, si ritorna alla famiglia del Premier, che è anche la proprietà di una banca. E raccontiamo di 1129 candidati per 17 liste che sono stati, diciamo, aiutati a essere eletti, secondo sempre la denuncia del Fronte Democratico, da un piano vero e proprio messo in atto dal partito del Premier Djukanovic, che il giorno prima del silenzio elettorale ha stanziato 100.000 euro per. Cos'è l'accusa? Ovviamente è tutta da dimostrare, ma avrebbe stanziato questi 100.000 euro. Tenete conto che lo stipendio medio in Montenegro è di 50 euro al mese. I 100.000 euro servivano per, diciamo, stimolare famiglie, pensionati e studenti a rientrare in patria e ovviamente andare a votare per il Partito Socialista. Il principale avversario di Djukanovic, questo Fronte Democratico, diciamo, si è intestato una battaglia diversa, perché avendo capito che da solo non può fare opposizione a un regime di un quarto di secolo, beh, 25 anni sono veramente tanti, forse neanche in Italia un premier ha governato tanto, si è inventato una coalizione elettorale che si chiama La Chiave, fondata tramite il Partito Popolare Socialista, alcuni movimenti civici, che si chiama Demo, è un movimento fatto di intellettuali che si chiama URA, quindi giornalisti e intellettuali che hanno un po' rimpolpato il Fronte Democratico, che sarebbe come una sorta di partito democratico in chiave balcanica. Ha proposto un programma che era in netta discontinuità con il passato. Perché? Perché è un programma, no, diciamo, una legge finanziaria, tra virgolette, non fatta in deficit, mentre l'attuale maggioranza ha, diciamo, zavorrato il proprio programma elettorale da un numero significativo di scandali e mancati progressi scontrati da Bruxelles. Io questo passaggio l'ho curato particolarmente perché nell'ultimo anno mi sono andato a informare, insomma, quello che scrivono gli altri paesi, soprattutto che scrive la Commissione europea. E allora abbiamo scoperto che l'organizzazione internazionale non governativa, che si chiama Organized Crime and Corruption Reporting Project, ha decretato uomo dell'anno per il crimine organizzato il primo ministro montenegrino Milo Djukanovic. Ma non credo che si tratti di un pericoloso organo eversivo, semplicemente questa ONG ha individuato un'isola finanziata dalla banca di Djukanovic che risulta essere di proprietà di un tizio che si chiama Stanko Subotic, più volte incriminato per contrabbando di sigarette ed ex sodale di Djukanovic. Ad amministrare questo atollo c'è il capo della sicurezza di Djukanovic e accanto a Subotic, che è un nome molto noto anche alla polizia italiana, ci sono altri tre nomi molto noti della malavita locale, tra cui Nasser Kelmendi, Safet Kalic e Brano Mikunkovic, tutti protetti dall'ombrello del Premier e, diciamo, funzionali, secondo
gli investigatori ad un vero progetto di occupazione. In questo modo, sempre secondo le accuse della ONG, la famiglia di Djukanovic avrebbe avuto la possibilità di inglobare sotto il proprio controllo una banca, la banca statale, quando questa è stata privatizzata. Ovvero, secondo l'accusa, l'esecutivo avrebbe fatto grossi investimenti in denaro pubblico, ma nel momento in cui i prestiti elargiti a pochi eletti non sono stati fatti tornare indietro, ecco che è intervenuta la mano del Premier a mettere in salvo non solo la banca di famiglia, ma soprattutto gli investimenti dei loro sodali, grazie ad una legge ad hoc votata dal Parlamento. Diciamo che violando tutto guida sul debito europeo, perché stiamo parlando di norme europee, quindi tutti siamo molto attenti alle norme europee, ma abbiamo scoperto che i 41 chilometri di autostrada che sono stati, diciamo, proposti e realizzati dallo Stato montenegrino hanno violato le leggi europee per fornire 300 milioni in garanzie statali a prestiti contratti da imprese private senza richiedere interesse, cioè lo Stato ha dato 300 milioni in garanzie statali a prestiti che sono stati contratti senza richiedere un interesse. Diciamo che la beneficenza io credo che si faccia, la fa la Croce Rossa, la si fa nei confronti delle ondate migratorie, ma una beneficenza così, così magnanima non la ricordo. Altra spina dolorosa del premierato di Ucraina, la libertà di stampa. Perché? Perché qualcuno sui social in questi giorni mi ha attaccato pesantemente dicendo: ma anche in Italia sono stati uccisi dei giornalisti come Mino Pecorelli, non per questo raccontiamo che l'Italia è uno stato mafioso. Io non sto, il mio non è un essere prevenuto nei confronti del Montenegro, tutt'altro, perché ci sono anche tantissimi imprenditori che stanno investendo con buoni riscontri. Io faccio il cronista, quindi racconto che in Montenegro i giornalisti scomodi sono uccisi. Il giornalista più famoso del Montenegro si chiama Duško Jovanović e dirigeva il quotidiano Dan, che è un giornale di opposizione famoso per i suoi reportage sul passato di Djukanovic. Nel 2004 è stato ucciso da due killer, le indagini sono rimaste a un punto morto e non è una battuta, anche perché le armi utilizzate per l'omicidio erano presenti in loco, perché ricordiamo tutti che dalla disgregazione dell'ex Jugoslavia sono rimasti in loco i depositi di armi, di numerosissime armi, quindi senza nessun tipo di censimento sono rimasti sul territorio, e gli unici funzionari locali che erano in grado di fare un po' luce sui nomi e i luoghi sono scomparsi insieme ai testimoni, non si sa se siano stati uccisi o meno. E quindi il Foreign Office americano, quindi non una ONG che potrebbe essere tacciata di essere di tutt'altra parte politica, ma il Foreign Office americano ha classificato il Montenegro come uno stato mafioso. Ce n'è abbastanza perché Bruxelles stia attenta a chi si mette in casa. Sì, ma per questo insomma è candidata all'entrata nell'Unione Europea, insomma non si prevede a breve l'entrata del Montenegro, ma io penso che l'attenzione maggiore dell'Europa o dell'Occidente, insomma, nei confronti di questo paese e di questo leader, con tutte appunto le sue diciamo problematicità e soprattutto le partecipazioni pregresse, e ricordiamo appunto che ha cominciato in qualche modo l'attività politica a fianco di Milosevic, insomma, è per il fatto che è candidato questo paese a entrare nella NATO. Quindi, in qualche modo, come dicevamo prima di iniziare la trasmissione, una sorta di argine a Putin sarebbe in questo caso il secondo paese, se non erro, dopo l'Albania, a entrare nella NATO, diciamo dell'area ex jugoslava. Sì, però io per esempio, avendo seguito l'evoluzione del paese albanese a cui facevi riferimento, io ho trovato che anche i report della Commissione europea, quindi diciamo quelli che dovrebbero dare un po' l'attendibilità dei due paesi, hanno certificato che mentre in Montenegro di progressi democratici non ce ne sono stati, anche perché adesso ti racconterò la storia di tre aziende di tre paesi diversi che hanno subito dei torti milionari, l'Albania di progressi ne ha fatti parecchi. L'Albania sta facendo dei progressi anche da un punto di vista del management e del business. Basta pensare al business delle pale eoliche, delle nuove televisioni dei media che stanno Beh, è nascendo, molto di italiano anche imprese. il business, eh? Perfetto, business italiano, ma che si sta accompagnando a una modernizzazione dei diritti e delle leggi. Il problema del Montenegro è che le tre aziende di cui adesso ti racconterò hanno avuto un'evoluzione drammatica, nel senso che non sono riuscite ad avere ragione da un tribunale europeo e sono state costrette ad andare addirittura ad un tribunale di Washington per vedere riconosciuti i propri interessi. Cioè, un sondaggio commissionato dalla Commissione europea lo scorso anno ha rilevato che la metà degli intervistati si sente insoddisfatto della guida di Djukanovic. Era il dicembre del 2015 e solo il 35% dell'intervistato
intervistati aveva risposto affermativamente alla domanda se il Montenegro si stesse muovendo nella giusta direzione europea e democratica. Possiamo dire che il sondaggio della Commissione europea fa il paio con la bontà delle politiche europee in loco. Perché? Perché sono attuate con scarsi controlli. E adesso ti racconto tre casi di tre aziende. Una cipriota che si chiama CEAC, una olandese che si chiama MSNN, l'italiana A2A, che molti di voi conoscono, che hanno avuto grosse e grandi giudiziarie in Montenegro e che sono dovute finire davanti a tribunali internazionali americani, quindi neanche europei, che hanno iniziato solo lo scorso anno a dar loro ragione su cause che sono state avviate ben 10 anni fa. Allora, la prima si chiama CEAC ed ha investito nel 2004 in Montenegro, ha acquistato un'acciaieria che si chiama CAP ed è la maggiore vittima delle autorità montenegrine. Perché? Perché pur avendo contribuito a realizzare il 20% del PIL locale con la sua azienda, questa CAP, che cosa ha fatto? Ha comprato una fonderia. La fonderia però l'anno successivo è stata chiusa e quindi questa azienda ha accusato il governo montenegrino di aver falsificato il bilancio della fonderia prima della vendita con l'obiettivo di celarne i debiti e le passività per decine di milioni di euro, quindi ovviamente avrebbe avuto un impatto diverso sull'affare. Ma la CEAC, siccome è una società che voleva investire, 3 anni dopo, quindi siamo al 2007, ha avviato un procedimento arbitrale nei confronti del governo Djukanovic davanti a un tribunale internazionale, questa volta a Francoforte. Ma nel 2009 che succede? L'azienda, che nel frattempo era vicina allo Stato perché il CEO era un uomo dello Stato, ha firmato un accordo amichevole in cambio di una ostra del governo ad un piano di ristrutturazione. Quindi che succede? L'azienda dice sì, ok, facciamo un accordo, però lo Stato mi aiuta a fare questa ristrutturazione che prevede il ridimensionamento perché la prima azienda aveva investito parecchi denari. Ma nel 2013 che succede? Il governo di Djukanovic avvia una procedura fallimentare contro la fonderia che viene dichiarata fallita e messa in vendita. Quindi l'azienda cipriota non solo ha contestato l'azione del governo, ma si è vista sfilare un'azienda che aveva comprato dal governo, che l'ha poi venduta ad un'azienda turca. Allora, mentre quindi i tribunali locali, che sono, secondo la stampa di opposizione, influenzati ovviamente dal premier Djukanovic, hanno respinto in tutte le cause, i tribunali internazionali stanno trattando il caso in un modo diverso. Quindi io so per certo, cioè abbiamo avuto dei comunicati stampa ufficiali, che a quel punto la CEAC ha avviato il procedimento contro il governo del Montenegro davanti ai tribunali di Nicosia, Cipro, Vienna, Austria e Washington, Stati Uniti. E nel luglio del 2014 il tribunale distrettuale di Nicosia ha congelato qualsiasi operazione con la proprietà del CAP, ma le autorità del Montenegro hanno ignorato questa decisione. Il governo di un paese europeo che ignora le decisioni di un tribunale internazionale andrebbe incontro a una sanzione. Il Montenegro non va incontro a questa sanzione perché non è un paese europeo. Quindi stiamo parlando di una fonderia che è stata venduta ad un'azienda locale Uniprom ad un prezzo più basso, circa 28 milioni rispetto ai 100 acquistati, quindi ai 100 impegnati dall'azienda cipriota. Quindi ce n'è abbastanza per iniziare a capire quali sono i margini della giustizia montenegrina, anche perché i ricorsi della CEAC contro il Montenegro ammontano già a 500 milioni di euro, che sommati a quelli delle altre vittime, tra cui l'olandese MNSS, fa 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro supera un terzo del PIL del paese, quindi c'è già un limite per iniziare a ragionare sul fatto che questo paese non sarebbe solvibile se fosse condannato. L'azienda olandese MNSS nel 2011 che ha fatto? Ha controllato un impianto metallurgico che si chiama Zelezara del Montenegro e nel 2008 aveva investito decine di milioni di euro per il suo ammodernamento, lo stesso schema fatto dalla CEAC, ma un bel giorno l'attività della sua società è stata bloccata tramite procedure concorsuali avviate dal governo del Montenegro. Il format è lo stesso, cioè il governo tramite l'iperburocrazia, tra virgolette, corrotta, secondo l'accusa delle due aziende, sfila le aziende ai privati che li hanno comprate per rivenderle e farci un guadagno. Ricordiamo che c'è anche un'azienda italiana in questa partita, che si chiama A2A, un'azienda molto grossa, che nel 2009 ha fatto un'operazione, ha investito 400 milioni per accaparrarsi il 44% della utility elettrica del Montenegro, che si chiama EPCG, ma dopo questo acquisto il governo ha pensato bene di tagliare i prezzi dell'energia elettrica, facendo quindi un danno alla società italiana, che tra l'altro è stata anche risarcita, perché poi c'è un altro affare in corso, ci sono delle altre operazioni in corso. Questo significa che
In un paese che mira ad entrare nella grande famiglia dell'Unione Europea non c'è il rispetto della legge, non c'è la certezza del diritto e gli investitori europei, quindi di altri paesi, tra virgolette, cugini o fratelli di questo paese, c'è chi preferisce far fare investimenti ai turchi perché comunque le aziende italiane sono messe in secondo piano rispetto a quelle turche. Quindi questo elemento. Che riguarda la corruzione, che riguarda gli investimenti, si incrocia con quelle che sono le accuse, insomma, delle opposizioni. Il piano a cui facevo riferimento prima, se, diciamo, vuoi intervenire su questo oppure, No, no, diciamo, volevo per un attimo allora, sì. il quadro, diciamo, del Montenegro come luogo non molto adeguato a fare investimenti, mi pare che l'abbiamo fatto. Insomma, qualcuno che ci ascolta ha dei soldi, insomma, eviti di investire in Montenegro. E questo l'abbiamo capito. No, 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 volevo tornare. lungi da me però fare questo tipo di invito, cioè, No, no, diciamo, c'era, insomma. assolutamente, io sto raccontando Stai l'esperienza raccontando, no, di queste tre certo, aziende, però insomma. mi auguro che le prossime abbiano successo come stanno avendo, perché c'è anche un'associazione di amicizia Infatti, italo-parlamentare. mi sono dimenticato di spegnere il telefono, purtroppo. Volevo tornare un attimino alle elezioni. Sì. Allora, perché? Volevo chiederti, ecco, questa cosa. Una delle accuse un po' che si sono lette per quanto riguarda la critica alla validità di queste elezioni, perché ci sono state delle critiche anche relativamente alla validità di queste elezioni, è che si sono svolte con un clima un po' di tensione. Ci sono stati degli arresti per quanto riguarda un presunto tentativo di sequestro, arresti di terroristi serbi, è stato detto, di integralisti, di estremisti, ecco, qualcosa del genere. Però mi pare di aver letto in giro che insomma sì, è vero che il clima era teso, però data anche l'elevata affluenza, pare ci sia un'affluenza abbastanza elevata, insomma proprio di nullità, di invalidità delle elezioni non si parli, non si sia parlato. Peraltro ci sono stati anche dei problemi per quanto riguarda il voto elettronico, che a un certo punto pare che in certi collegi non abbia funzionato, ci siano stati dei blackout, insomma tu hai notizie di proprio delle procedure, insomma, come si sono svolte. Allora, io partirei dalle parole che sono state pronunciate oggi dal commissario per gli esteri europeo Federica Mogherini e dal commissario all'allargamento Hahn. Hanno detto che le elezioni in Montenegro sono svolte in maniera calma e ordinata. Leggo testualmente un'agenzia, e ora aspettiamo la costituzione del nuovo Parlamento, la rapida formazione del nuovo governo e la continuazione del cammino stabile del Montenegro verso l'integrazione euroatlantica. Io francamente sono un po' dubbioso sul fatto che le elezioni siano svolte in maniera calma e ordinata per una serie di fattori che, di elementi oggettivi che ti sto a veicolare. C'è stato un gruppo di 14 cittadini serbi arrestati sabato sera sul territorio montenegrino e sospettati di aver pianificato attività terroristiche nella giornata delle elezioni. Sono stati convocati oggi davanti al giudice dell'indagine preliminare. L'emittente della radio televisione montenegrina RTCG ha detto che il gruppo è sospettato di aver pianificato l'occupazione della sede del Parlamento montenegrino, quindi stiamo parlando di un piano significativo. A questo piano si affianca la denuncia ufficiale presentata dinanzi a un magistrato, il pubblico ministero si chiama Milvoje Katniu, dal partito Fronte Democratico, il partito dell'opposizione, il quale ha denunciato un piano di disordini e scontri orchestrato per evitare il riconteggio dei voti in caso di vittoria delle opposizioni. La violazione reiterata della legge elettorale, in primis quella del silenzio delle 48 ore prima delle urne, la falsificazione di documenti, perché ci sono dei casi di cittadini bosniaci e serbi che sono stati invitati a votare alle elezioni, e soprattutto la promessa di voto riscambio, quindi con del denaro, per le elezioni domenica scorsa. Allora, si va dei reati connessi alla violazione della legge elettorale, quindi l'invio di tangenti, come ho detto, la falsificazione di documenti, e queste accuse sono state espresse dal Fronte Democratico in diretta su una radio che si chiama Radio Slobodna Europa, quindi una radio europea, tra virgolette, non passibile di accuse di essere estremista o anti-europea. Da questo dossier che il partito ha diciamo, presentato al pubblico ministero, si evince che il DPS, cioè il Partito Socialista di Djukanovic, stava preparando un piano su larga scala di misure da attuare il giorno delle elezioni, nel caso in cui avesse vinto il Fronte Democratico. Ma anche prima, secondo le accuse,
il giorno del silenzio elettorale, ben 40 attivisti per offrire ai sostenitori 100 euro per cambiare le schede bianche e riempirle con una croce al DPS. Sarebbero stati offerti, sempre secondo l'accusa, ricchi rimborsi per viaggi agli studenti e ai lavoratori che lavorano fuori dal Montenegro e anche soggiorni in alberghi al fine di far partecipare al voto il numero maggiore possibile di montenegrini, come poi giustamente è accaduto, perché c'è stata un'affluenza non record, ma senza dubbio maggiore rispetto alle altre consultazioni. Sono stati assoldati, secondo l'accusa, anche dei cosiddetti voti clandestini, cioè cittadini bosniaci, serbi, rom, kosovari, a cui sarebbero stati dati dei gettoni da 100-150 euro per accrescere il numero dei voti, grazie appunto a dei camion ad hoc che sono stati utilizzati per la consegna del materiale 2 giorni prima delle elezioni. Allora, sulle interferenze esterne, devo dire però che la preoccupazione non era soltanto del partito dell'opposizione, ma anche del capo della polizia, che si chiama Slavko Stojanovic, che nel venerdì prima delle elezioni, quindi alla vigilia del silenzio elettorale, ha detto ufficialmente alle agenzie che ci saranno, secondo le loro indagini, tentativi di provocare disordini ed eventuale peggioramento della situazione durante le elezioni, ma la polizia, aveva promesso, avrà la possibilità di dare una risposta efficace in base alle proprie competenze. E aggiungo che un istituto che si chiama l'INFMES, l'Istituto Internazionale per gli Studi sul Medio Oriente e sui Balcani, che ha sede a Lubiana, aveva prodotto un report proprio giovedì scorso in cui diceva che i risultati delle elezioni porteranno ad una destabilizzazione del Montenegro e della regione. Per quale motivo? Il quotidiano di opposizione Dan, quello il cui direttore fu ucciso nel 2004, come abbiamo raccontato prima, ha pubblicato il diario di un funzionario del DPS molto vicino a Djukanovic, che si chiama Anello Cekic. Questo diario smentisce lei completamente la promessa fatta da Djukanovic di rispettare l'accordo sulla correttezza delle elezioni. Perché? Perché in questo diario c'è scritto, ci sono scritte tutte le misure adottate per aumentare i voti a favore del PDS, del DPS. Si va dall'assunzione diretta nel partito, dall'assunzione quindi con un contratto a tempo determinato nel partito dei cosiddetti capi bastone, cioè quelli che portano i voti e che sarebbero, secondo l'accusa, stati assunti dal partito, a un gettone di 30 euro per ogni studente, diciamo 30 euro però va pesato con lo stipendio medio, che è veramente basso in Montenegro, al pagamento di 200 euro a testa per ogni elettore sloveno, sino alle minacce di licenziamento per i dipendenti pubblici che non avessero votato il DPS. Tra l'altro, la denuncia del Fronte Democratico aggiunge un elemento che potrebbe essere folcloristico, ma secondo alcuni non lo è, cioè tutti i dipendenti dell'unità speciale antiterrorismo, cioè i poliziotti che in caso di sommossa, in caso di eventuale colpo di Stato, in caso di attacco al potere, sono i primi che, insomma, chiamati in causa per fare rispettare la legge, beh, tutti i dipendenti dell'unità antiterrorismo nei giorni scorsi, quindi nei primi giorni di ottobre, quando arriva lo stipendio, hanno ricevuto dallo Stato un insolito bonus da 1.500 euro, che è una cifra per il paese del Montenegro, devo dire che è qualcosa di più di una tredicesima, di una quattordicesima, stiamo parlando di un grande bonus, insperato, ingiustificato, senza, diciamo, una clausola, però insomma, questi soldi sono arrivati e nessuno sa spiegare perché. Inoltre, la conferenza stampa del leader del Fronte Democratico, che si chiama Nebojša Medojević, che è stata seguita dai media europei ma non da quelli italiani, che tra l'altro è membro del comitato centrale di questo partito, che non è di ma è un partito Fronte Democratico, è un partito diciamo moderato di centrosinistra, ha diffuso dei dettagli su un dossier consegnato al procuratore generale del Montenegro, da cui si evince che dopo la proclamazione del silenzio a circa 40 attivisti del DPS dovevano essere consegnati ben 50.000 euro tramite il camion di cui abbiamo raccontato prima per convincere a recarsi alle urne centinaia di famiglie, pensionati, lavoratori con gettoni di incentivo da 50 a 100 euro. Medojevic ha detto testualmente che queste azioni saranno svolte principalmente nel nord del Montenegro e lancia accuse anche su ciò che potrebbe accadere dopo. Cioè, secondo questa accusa, se diciamo, se alle urne avesse dovuto avere un risultato positivo il fronte democratico, era già pronto un piano di cause e disordini per le strade del Montenegro, orchestrato dagli attivisti del partito di Djukanovic,
camuffati da membri dell'opposizione, quindi indossando magliette con il logo del Fronte Democratico, e secondo il piano prestabilito, ovviamente sempre secondo le accuse, sarebbero stati pronti a indossare simboli e magliette del Fronte Democratico e influenzare i media cittadini. Quindi lo scopo di questa azione, aveva detto il leader che si chiama Madojevic, è quello di dare l'impressione che gli attivisti del Fronte Democratico avessero avuto voglia di attaccare le sedi di TV e giornali. Così l'obiettivo del DPS era quello di dire: attenzione, c'è uno stato di emergenza, evitiamo il riconteggio delle schede, dichiariamo le elezioni nulle, quindi Djukanovic sarebbe dovuto rimanere premier. E c'era già anche il piano con un luogo prestabilito, tra cui la città di Niksic, che è la seconda città del Montenegro, che in un tunnel avrebbe, diciamo, accendersi questa miccia con una bomba, addirittura con un camion bomba. Quindi questo piano è stato denunciato dal leader dell'opposizione. Il piano ovviamente non si è concretizzato, perché il partito di Ducano ci ha avuto 35 seggi sugli 81, però il problema di fondo in questo momento è la mancata governabilità, perché Djukanovic non ha i seggi, non ha la maggioranza, quindi ha detto di aver vinto le elezioni. Dovremmo cercare di seguire questa vicenda e anche le evoluzioni di quello che avevamo accennato in apertura, cioè delle ripercussioni per quanto riguarda le cosiddette rotte dell'immigrazione, perché Djukanovic già tempo fa aveva dichiarato che qualora la Macedonia avesse chiuso le sue frontiere, avrebbe anche lui proceduto alla chiusura delle frontiere, perché insomma non voleva, che poi peraltro sono rotte che non moltissimi anni fa venivano percorse in senso inverso, cioè verso la Grecia. C'erano gli albanesi che fuggivano dalla temperie, diciamo, che abbiamo vissuto anche noi con i barconi e così via, insomma, noi nel senso di italiani. E quindi dovremmo monitorare questa, diciamo, questo post elezioni, e vedere se si realizza questo governo, se riescano a farlo, insomma. Sul punto dell'immigrazione, diciamo, se posso, vorrei aggiungerti questo elemento. In questo momento la rotta che sta prendendo piede, paradossalmente, oltre purtroppo alla libica, diciamo, che a cui assistiamo tutti i giorni, è quella che dall'Albania arriva in Puglia. Perché dalla cittadina albanese di Saranda, che è al confine con la Grecia, stanno partendo degli yacht con a bordo tra i 20 e i 30 migranti, quindi degli yacht, degli VIP yacht. Due giorni fa è stato sequestrato, c'è stato il sesto sequestro dal 1 settembre ad oggi, della Guardia di Finanza Salentina a Capo di Leuca. I migranti vengono stippati negli yacht VIP, di VIP class, quindi diciamo nessuno ci sognerebbe mai di fermare uno yacht bandiera americana o canadese, ma la Guardia di Finanza è riuscita a intercettarli, perché i migranti hanno la stessa tattica, cioè arrivano a 50 miglia, forse qualcosa di meno, 40-50 miglia dalla costa, fanno sbarcare il loro carico di carni e ossa su un gommone da trasporto, il quale arriva sullo scoglio, e in quel momento lo yacht fa marcia indietro e a luci spente riprende la rotta verso l'Albania. Allora, la Guardia di Finanza è la sesta volta che diciamo scopre lo yacht che fa il trasbordo, e soprattutto se ne accorge perché lo yacht a luci spente torna in questa località che si chiama Saranda, dove tra l'altro il ministro dell'interno Alfano aveva promesso la scorsa estate di inviare un contingente di carabinieri italiani, i quali avrebbero dovuto coadiuvare i colleghi albanesi nell'intercettare questa nuova forma di crimine che ha la sua base logistica in Turchia. E questo cosa c'entra con i Balcani? C'entra perché da quando la rotta balcanica di domenica è stata chiusa per volontà europea, ma anche perché gli altri stati europei hanno iniziato a costruire i muri, gli immigrati presenti in Grecia, che sono ancora 58.000, nonostante l'accordo raggiunto con la Turchia, nonostante le promesse europee, in Grecia c'erano 58.000 immigranti, ce ne sono ancora 58.000, ma di queste 58.000, 10.000 sono sfuggiti ai radar. Cioè di 10.000 immigranti non se ne sa più nulla, quindi non sappiamo se sono arrivati in Italia, se hanno utilizzato questo stratagemma, se hanno attraversato il confine albanese, quindi spostandosi sulla dorsale balcanica tramite la rotta del contrabbando, perché in questo senso il Montenegro era il principe degli stati balcanici per il contrabbando, con il contrabbando di sigarette, con il contrabbando di droga, con il contrabbando di organi, perché ricordiamo che in quel fazzoletto di terra balcanica una delle attività più redditizie non è il traffico di stupefacenti, ma è il traffico di organi che parte dal Kosovo, passa verso il Montenegro e l'Albania e arriva nel vecchio continente. Quindi il fatto che l'Europa stia chiudendo in occhio sul rispetto della legge e delle forme di giustizia nei paesi balcanici solo per un tornaconto geopolitico è una scelta abbastanza complessa e per certi versi incomprensibile. Bene,
dobbiamo chiudere, Francesco, e chiudo con una piccola, diciamo, no, citazione no, un'autocitazione neanche, ma con una memoria, perché tu hai parlato di contrabbando di organi, e mi è fatto venire in mente che abbiamo, Libre TV ha girato, ha registrato, delle interviste più che altro, non l'evento, delle interviste in occasione di un evento che era un premio giornalistico, un memorial ad Antonio Russo, che si è svolto qualche giorno fa. Antonio Russo, radicale, io direi, e giornalista in quell'occasione. In occasione della sua morte lavorava per Radio Radicale con dei memorabili reportage da Kosovo e fu trovato morto e abbiamo fatto delle interviste su questo e soprattutto a Marco Perduca, perché grazie anche all'attività di Antonio Russo poi ci sono state delle ripercussioni a livello internazionale relativamente al Partito Radicale. La Russia all'epoca si era adirata insomma, di un certo tipo di approccio. Era un periodo bruttissimo, lo sappiamo benissimo, i serbi, insomma, tutto quello che poi oggi sono un po' le macerie, anche da un punto di vista sociale e politico, che andiamo raccontando. Del Montenegro io penso che sarà il caso che faremo di fare degli aggiornamenti, sia per quanto riguarda questo governo, sia insomma per vedere un pochino come va questa rotta di avvicinamento, se così si può dire, verso la NATO e verso l'Unione Europea. Quindi, dal momento che ormai sei stato promosso sul campo come consulente per quanto riguarda l'area balcanica, penso che tu non ti possa sottrarre. Molto volentieri, ti ringrazio, direttore. Bene, allora ringraziamo Francesco De Palo. Questa trasmissione abbiamo registrata il 19 ottobre 2016. Grazie alla regia di Nato Volpicella. Guardatela, fatela vedere, spammatela ovunque. Grazie ancora. Ciao. Grazie.